segno con lo schiaffo al volo, Federer tenendo il servizio nel terzo game del primo set, ma è già dietro di un break nei confronti di Stanislas Wawrinka. Sembra un po' la prosecuzione di quella partita, che sicuramente Murray ha giocato benissimo, ma lui non è stato sicuramente il Federer che noi conosciamo. Dentro questo passante in back di Federer, sorpreso Wawrinka 0-15, ma sai, qualsiasi discussione in questo momento, considerazione su Federer, mi sembra un po' deformata dall'opinione che giustamente ci si è formati su di lui, perché qua. Il corpo ne risente, ma soprattutto la mente ne risente. È una, penso, discorso umano, cioè, per quanto può essere forte, ma sempre umano è. Di conseguenza un piccolo calo, ma come un calo che cosa abbiamo detto noi quando Nadal ha avuto quel calo l'anno scorso, che Nadal finito, Nadal problemi alle ginocchia, Nadal si opera, poi però ci ha fatto vedere a tutti che Nadal è ancora migliorato. Qui invece il diritto esce bene dalla racchetta. 30-15. Show da dimenticare di Federer, 0-15. Qui il boato accompagna l'iniziativa dell'elvetico, che chiude con lo smash al salto. Cosa che non è mai accaduto finora. Questo sì, questo è tutto suo. Demi-volée di rovescio, smorzata da Federer. Qualche altro caso sì. Si potrebbe dire che Wawrinka l'ha studiata bene grazie all'allenatore questa partita, ma insomma nel caso di Federer c'è poco da. Si rigioca il punto. Ci Ancora riprova. sotto. Punto molto spettacolare, trova il passante di rovescio Federer, che è finalmente sceso in campo. 4-3 il punteggio in suo favore nel secondo set. Un'ora di gioco, spunta anche un sorriso sul volto Qui di non ha Mirka. fatto il suo colpo, ma ha fatto qualcosa ancora di più difficile, perché l'ha tirata veloce e non ha dato tempo a Wawrinka di mettersi per smashare. Lui non riesce, di rovescio gioca benissimo, di dritto non riesce a trovare il vincente. Grande risposta. Rete Federer. Eh sì. Volée di rovescio, palla break per Roger Federer. Qua Dovuto è togliere pesante. la palla dallo stomaco. Game pesante perché era 40-0. A disposizione questo torneo di Stoccolma. Poi il torneo di Basilea, ATP 500. Programma la prima settimana di novembre, poi l'ultimo Master 1000 stagionale a Bercy e il Master di fine anno a Londra. Bercy, torneo che notoriamente si cancellano giocatori e giocatori ogni anno, o che giocano e poi si trovano per malanni vari a ritirarsi. Applausi per la volée di rovescio di Federer, ma anche per l'approccio a rete.
Sì. Sì, l'impressione che la nottata sia passata, perché qui Federer si è difeso in maniera molto intelligente, sì, con il rovescio, e appena l'altro ha abboccato scendendo a rete ha tirato questa frustata di rovescio che poi gli ha consentito di chiudere con il successivo diritto 0-30. Frustrante per questo momento, è frustrante per Wawrinka, penso che capisci proprio nella tua mente, passa il film della partita, un set e mezzo dove giocavi solamente te, e però ancora peggio, quello che ti fa male è che appena ti rendi conto che sale il livello di Federer tu non puoi stare dietro. Essendo errori di diritto soprattutto dettati dalla foga e dalla tensione al momento ci possono stare, ma quando... No, ma ora sta giocando dal gatto il topo e la partita è a senso unico, era come all'inizio per Wawrinka, ma come può cambiare la partita di tennis in 10 minuti, perché poi alla fine è cambiata a metà del secondo set e da lì non c'è stata più partita. Riprende anche spirito il pubblico di Stoccolma, sì, che stasera male. Ha già perso Söderling, rischia di perdere anche la testa di serie numero uno del tabellone. Non ci credo. E invece credici Marco, perché l'ha fatto. Contro pallonetto, spalle alla rete, il recupero di Federer e 0-40. Non c'è più partita a Stoccolma. Ma intanto c'è un altro break per Federer, che dopo il cambio di campo potrà chiudere con il servizio avanti 5-2 nel terzo e decisivo set. Fantastico. Federer che conosciamo noi sicuramente non c'è partita o ce n'è poca. Io sto parlando del Federer, quello di oggi è rischioso, cioè andare avanti con un set e un break, un Ljubicic che ti fa due ace again, è una situazione un po' più difficile di quella di oggi da recuperare. Nel frattempo un'altra racchetta di Wawrinka è volata, ma questa nel semplice tentativo di inseguire il diritto che ha portato Federer al match point. Yes. Servizio vincente e palla in tribuna. Dunque 2-6, 6-3, 6-2 in 1 ora e 47 minuti, ed è con questo punteggio e con una stretta di mano non proprio amichevole, no, un po' formale se vogliamo, che Federer elimina Stanislas Wawrinka, e con un sorriso, in questo caso sì, quasi convinto, e anche con l'applauso di Jonas Björkman, approda alle semifinali Roger Federer. Domani le seguiremo a partire dalle ore 13.